Allora, prima di tutto guardate che bella divise, sembra una nazionale francese, eh? Le cugine, bravo, complimenti, esatto. Dato per cominciare perché la livrea, insomma, l'immagine conta. Poi complimenti anche per il nome, perché il nome è interessante, Le Pivelle. E come nome è la prima partecipazione, sì, cioè il team Le Pivelle è alla prima, esatto. Quindi è un esordio alla Women's Sailing Cup. Ma loro no, loro sono quasi delle veterane, perché molte hanno fatto tutte e quattro le edizioni, alcune invece no, ma insomma adesso le andiamo a conoscere come al solito. Quindi adesso voi vi presentate il vostro nome, la provenienza, da dove venite e un po' la vostra storia velica, cioè come avete incontrato la vela e poi anche come vi siete incontrate voi è nata quindi questa epopea delle Pivelle. Io mi chiamo Sandra e sono nata a Tortona, in provincia di Alessandria, ma vivo ad Alba. La storia del mare con la vela è iniziata perché mi stufo stare in spiaggia, non volevo rinunciare al mare e quindi ho trovato un'alternativa che mi è piaciuta molto perché ci permette di conoscere gente nuova e che arriva da tanti posti. E quindi adesso vado sempre. Brava. Allora, io sono nata in una città di mare perché sono di La Spezia, però ho cominciato ad andare a vela in un posto dove il mare non c'è perché sono trasferita a Ferrara per lavoro e ho cominciato a fare mare sull'Adriatico, oltremare, esatto. E quindi la mia partecipazione qua... Però ce l'avevi insomma? Ce l'avevo, è disegnata, sì, ho segnato. La mia partecipazione qua risale alle mitiche spippole, una dei team 1, 2, 3, 4, quelli. Quindi vedi, si conferma, c'è il mercato dei team, cioè lei era una spippola ma poi è venuta via dalle spippole e adesso è qui con le Pivelle. Ovviamente ci ha pagato la percentuale perché non vabbè, si fa nulla gratuitamente. Poi avrai anche il tuo agente, penso. Esatto, no? Sì, sì. Ci sono queste che ogni anno... Feria adesso. Brava, vai. Io sono Laura, sono originaria della provincia di Ferrara, per cui anch'io i vari corsi di vela li ho fatti sul mare Adriatico, se mare può essere definito, la parte alta. E, niente, adesso abito a Carpi e anch'io faccio parte del gruppone Le Spippole, e poi in questo mercato di equipaggi quest'anno abbiamo deciso di fare il nostro e di chiamarlo Le Senti, Pivelle. Ma se voi ex spippole in regata battete le spippole, esultate o non esultate come fanno i calciatori, gli ex? Tutta la vita. C'è molta solidarietà no, della perché, scorsia. Sì. Si esulta bellissimo. Magari un po' più in modo contenuto. Si vede che lei è il nostro legale, vero? Cioè non si vero? Fanno gestacci, non si fanno. Assolutamente. Vai. Sono Valeria, vengo dalla provincia di Padova, innamorata della vela per caso. Ho cominciato qualche anno fa, stanca di stare in spiaggia, un'amica mi ha convinto a prendere la patente. Volevo prenderla a motore, l'abbiamo presa a vela e da lì non l'ho più dimenticata. Reale. Galeotta fu la patente, sì. Bella, bella cosa, ottima. Avvocato, ci dica. Sono Lorena, vengo da Roma. E folgorata dalla vela in una vacanza al liceo in barca a vela e da lì ho fatto diversi corsi, Caprera, Glenon, e a Glenon ho incontrato due di loro e siamo rimaste diciamo amiche, abbiamo fatto diverse vacanze insieme, in altre vacanze a vela ho incontrato le altre due e quest'anno abbiamo deciso per la prima volta di unirci in un team tutto nostro per sfidare e metterci diciamo alla prova. Bellissimo, Le Pivelle chi l'ha inventata? L'ha inventata la nostra skipper, diciamo l'idea principale e poi tutti abbiamo contribuito. Sì, esatto. Si vuole assumere del tutto diciamo No, ma perché allora siccome veniamo da regioni diverse, Piemonte, Liguria, sì. Emilia Romagna, Veneto e Lazio. Anche il significato poteva avere. È l'acronimo dell'iniziale di ogni regione. Dai, ragazzi, ma è una cosa. Infatti si legge dietro la P è maiuscola, la I è minuscola, la V maiuscola, LLE. Beh, ragazzi, questa è classe, bisogna dire la verità, questa è classe. Un applauso alle Pivelle. A voi.